Luigi Pisani. Insieme abbiamo deciso di creare una mini lezioncina di yoga, ovviamente molto 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 basic, molto basilare, per le persone che ne hanno bisogno in questo momento, soprattutto per chi ha problemi a rachide, soprattutto rachide cervicali, rachide lombare. Ho messo insieme delle piccole posizioni giusto per mobilizzare un po' le principali articolazioni e per tenere in movimento anche quella che è la componente muscolare. Oltre a questo c'è anche una fase di preparazione con la respirazione e magari se volete, se riuscite, un momentino di rilassamento finale. Cosa importante in questo periodo, dove siamo strabombardati a livello mediatico da migliaia di informazioni, la maggior parte negative, bombardiamo in questo modo anche il nostro inconscio. E quindi è importante, secondo me, dedicare del tempo a voi stessi, al corpo, ma soprattutto alla mente. Questo lo dico perché quando riceviamo delle informazioni, la maggior parte negative, c'è tutta una conseguenza che deriva dal processo psicologico, l'elaborazione psicologica che noi abbiamo delle informazioni, con tutta la scarica ormonale che ne consegue l'informazione. Quindi, in questo caso, momento di paura, momento di allarmismo, abbiamo la scarica ormonale che ne consegue, quindi dalla paura, aumento dello stress, aumento del cortisolo, e quindi aumento anche di quelli che possono essere i processi infiammatori. Ecco perché vi dico, dedicate del tempo a voi stessi, al vostro benessere, soprattutto allontanatevi anche dalla componente mediatica per un po', e per questa piccola lezioncina create un ambiente caldo, caldo non solo come temperatura ma anche come luminosità, mettete qualche lucina calda, un ambiente rilassante, magari qualche candelina, mettete una musica rilassante se potete, io l'ho messa, non so se si sente sotto. E niente, questo, iniziamo la nostra mini lezione. Partiamo seduti, facciamo un po' di respirazione, possiamo farla sia seduti su una sedia, se siete scomodi, sia distesi. Io sotto ovviamente ho un mattoncino, che è quello per fare la meditazione, poi potete mettere anche due asciugamanine sotto le natiche, e poi possiamo fare la respirazione. Si può fare, ripeto, anche supini, dopo ve la faccio vedere anche supini. Partiamo, chiudete gli occhi se riuscite, iniziamo ad inspirare dal naso e a percepire il flusso dell'aria che entra attraverso le narici, rimane i polmoni e poi espirate molto lentamente. Rallentate sempre di più il flusso della respirazione, rallentatelo sempre di più. Grazie alla respirazione possiamo comunicare con il nostro sistema nervoso dicendo ok, ci stiamo rilassando, stiamo fermando quello che è lo stress quotidiano. Respirazione lenta e profonda. Oltre ad immaginare adesso l'aria che entra, che arriva nei polmoni e che poi viene fuori, quando inspirate, cercate di gonfiare la pancia. Potete anche mettere una mano sull'addome se volete. Ed espirate. Quando espirate, la pancia viene giù. Inspirate dal naso. Se riuscite, espirate sempre dal naso, se no dalla bocca. Inspirate. Pancia su, respirate.
distesi, magari qua potreste avere dolore alla zona lombare, piegate le ginocchia, gambe distese, una mano sull'addome, inspirate, la pancia viene su ed espirate. Respirazione lenta, movimento lento, rallentate sempre di più,
aria fuori, espirate. Inspirate, aria
tirare fuori e allunghiamo tutta la componente muscolare posteriore della zona cervicale. Inspirate, aria fuori, allungate un altro po'. Ancora. Aria fuori. Ritornate piano piano, inspirate. Espirando, allunghiamo un altro po'.
su lentamente, le gambe vanno giù, le braccia vanno giù. Ok, e ci mettiamo distesi. Ci mettiamo distesi con le ginocchia piegate, le portiamo al petto verso di noi, le abbracciamo, piedi a martello. Il movimento è questo, dovete sentire tutta la schiena, tutta il rachide che tocca a terra, ok? Dalle spalle in particolare fino alla zona sacrale. Afferriamo le ginocchia con le braccia, con le mani, inspirate, le gambe si allontanano leggermente dal corpo, espirando spingiamo le gambe verso di noi. Sentirete tutta la zona lombare che si schiaccia, che si rilassa. Diamo respiro alla zona lombare. Inspirate ed espirate. In questo caso andiamo a diminuire quella che è la lordosi lombare, la curva fisiologica del rachide lombare. Inspirate ed espirate. Su. Aria dentro e aria fuori. Aria dentro e aria fuori. Ci fermiamo. Mettiamo terra, ginocchia flesse, apriamo un po' le braccia, terra. Adesso andiamo con le gambe, oscilliamo con le gambe a destra e a sinistra, tutto coordinato con la respirazione. Seguitemi bene. Inspirate, nella fase di espirazione le gambe vanno verso sinistra, la testa ruota verso destra. Mobilizziamo in rotazione la zona lombare in questo caso, ok? Inspirate, le gambe ritornano al centro, così come la testa. Vi fermate un attimo con la respirazione, espirando andiamo dall'altro lato, quindi gambe a destra, testa rotata a sinistra. Ancora venite su, inspirando, aria dentro, arrivate al centro, vi fermate un attimo, espiriamo e andiamo dall'altro lato. Ancora, inspiriamo ed espiriamo. Aria dentro, inspiriamo ed espiriamo e andiamo dall'altro lato. Inspiriamo ritornando, ci fermiamo al centro. Ok, e ritorniamo in posizione seduta. Mettete sempre qualcosa sotto al sedere. Ci mettiamo in posizione seduta. Anzi, questa possiamo farla anche senza il supporto. Unite i piedi davanti a voi. Li afferriamo con le braccia e li portiamo verso di noi. Quanto più potete, mi raccomando, quello che dico sempre è di non farvi male. Cercate di tenere la schiena dritta, di non incurvarvi, di non anteporre le scapole, ma stare con la schiena dritta, braccia tese e spalle leggermente aperte. Ok? Questo, qui lavoriamo con le anche, l'apertura con le anche, con l'articolazione coxofemorale in questo caso. Ok? Il movimento è questo. Inspirate, le gambe vengono su, espirando, le gambe vengono giù. Inspirate, gambe su, espirate, gambe giù. Inspirate, gambe su, espirate, gambe giù.
Come vedete, ogni movimento è coordinato con la respirazione, quindi aria dentro, gambe su, aria fuori, lentamente, lentamente, gambe giù. Aria dentro, gambe su, aria fuori, gambe giù. Ci mettiamo in posizione quadrupedica. Posizione quadrupedica, le mani la stessa linea delle spalle, ginocchia, femore, formano un angolo di 90 gradi con il busto. Mobilizziamo un po' la colonna tutta il rachide. Posizione del gatto e della mucca si chiamano queste. Sempre tutto coordinato con la respirazione. Inspiriamo, inarchiamo la schiena, apriamo le spalle, quindi le scapole si chiudono dietro, testa su, il sacro spinge su, come vedete. Inspirate, aria fuori, espiriamo e facciamo una gobba con la schiena. Retroversione del bacino, pube viene in avanti, testa giù. Inspirate, apriamo le scapole, scapole dietro, testa su, curviamo la colonna, sacro su, aria fuori e creiamo una gobba. Testa giù, retroversione del bacino, pube in avanti. Ancora, inspiriamo, apriamo le spalle, su. Ed espiriamo. Ancora. Inspiriamo. Inspiriamo. Braccia distese in avanti, la testa va a terra, posizione del bambino. Mettiamo in allungamento e in scarico, in questo caso anche la schiena. Testa giù, braccia distese. E chi ovviamente vuole un supporto sotto il sedere, può mettere sia un cuscino, sia degli asciugamani, mezzo alle gambe così, e ci sediamo sopra. Posizione particolare da respiro alle articolazioni delle ginocchia, delle anche, e porta in quasi massima flessione plantare. Flessione plantare, l'articolazione di bilarsi, no? Quindi quella della caviglia. Quindi testa giù, portate le mani dietro, braccia distese lungo il corpo. Stiamo un po' in questa posizione, sempre respirando lentamente. Ancora in posizione quadrupedica. Adesso lavoriamo con tutti i muscoli della colonna e gli estensori dell'anca. Posizione degli arti opposti, lavoriamo con gli arti opposti, sempre coordinato con la respirazione. Quindi aria dentro, inspirate, espirando, braccio destro su, gamba sinistra che si estende dietro. Testa rivolta in avanti, sguardo verso la mano che punta in avanti. Equilibrio, forza e stabilità.
tirando su, braccio sinistro, gamba destra in questo caso, ok? Sguardo sempre rivolto in avanti, braccio disteso, poggiate bene la gamba e la mano, che sono la base per questa posizione, e ci danno l'appoggio, e ritorniamo lentamente. Andiamo di nuovo in scarico per l'achide. Posizione del bambino, giù, prima con le braccia distese, potete portarle anche ai lati del corpo, abbandonatevi completamente in questa posizione. Durante la lezione cercate di diminuire sempre di più quella che è la frequenza respiratoria. Cercate di diminuirla sempre di più. Torniamo in avanti piano piano e ci mettiamo a pancia su. Adesso lavoriamo ancora con i muscoli posteriori della colonna. Muscoli estensori delle anche, i flessori delle gambe. La posizione del ponte, penso molti di voi la conoscono già, è questa. Portate i piedi quasi sotto il sedere, quasi. Braccia a terra, in particolare in questo caso dovete sentire bene l'appoggio, quindi sentite i piedi ben appoggiati a terra, sentite le mani, le braccia ben appoggiate a terra, le spalle, la testa. Portate la vostra attenzione su queste strutture perché sono la base per questa posizione. Inspirate, espirando spingiamo col bacino su, ponte. Vedete, la base sono le braccia, le spalle, la testa e i piedi. Respirate con la pancia, in questo modo reclutiamo il diaframma che è il principale muscolo della respirazione. Inspirate, gonfiate la pancia ed espirate. Giù piano piano, srotoliamo la schiena letteralmente, partendo dalle vertebre della parte alta del rachide fino a giù, la zona sacrale, vertebra dopo vertebra. Restiamo un po' in questa posizione, la ripetiamo, inspirate, espirando alziamo prima il bacino, pube su, e vertebra dopo vertebra si staccano, andando a tappetino e vengono su. Espirando venite giù, vedete come si srotola la schiena lentamente dalla parte alta a quella più bassa, lentamente, vertebra dopo vertebra, venite giù, sacro giù, ginocchio a petto ancora, ci abbracciamo, stesso movimento di prima, inspirate, le gambe si allontanano, espirando le gambe, le spingiamo verso di noi. Inspirate, gambe su, espirando giù, diamo respiro alla zona lombare, rilassiamo la zona lombare, su e giù, aria fuori e spingiamo verso di noi. Inspirate, le gambe si allontanano, questa volta espirando venite su con la testa e spingete le gambe verso di voi. La testa si avvicina alle ginocchia, questa è la posizione. Va bene anche così, va bene anche così. Non forzate, ripeto, non forzate i piccoli limiti fisici che abbiamo tutti, ok? Gli obiettivi si raggiungono pian piano, la disciplina e la costanza.
Tenete la posizione, respirate. Sentire il movimento. Quando inspiriamo la pancia si gonfia, quando espiriamo la pancia viene giù, lento, sempre più lento. Inspirate, pancia su, ed espirate, pancia giù. L'attenzione sui muscoli del volto, rilassateli, i muscoli delle spalle, abbandonate, mentre continua la vostra lenta e profonda respirazione, muscoli delle gambe completamente abbandonati e rilassati, lasciatevi trasportare anche dalla musichina rilassante. Questa parte di rilassamento finale quanto tempo volete, perché vi fa solo bene. L'importante, come vi ho detto all'inizio, è la respirazione lenta e profonda, perché con la respirazione mandiamo un messaggio al sistema nervoso parasimpatico. Il nostro sistema nervoso autonomo è formato dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Il simpatico si attiva nei momenti di lotta, di fuga, quando c'è un pericolo. Quindi aumenta la frequenza respiratoria, aumenta la frequenza cardiaca, perché serve più sangue, perché bisogna combattere, bisogna correre. Ma questo non è dato solo da un pericolo vero, come un leone, come qualche altro animale, ma può essere dato anche da qualche paura psicologica. E lo stile di vita che facciamo noi al giorno d'oggi, siamo continuamente col sistema nervoso simpatico accelerato. Ci deve essere un equilibrio tra questi due sistemi, e è importante quindi agire attraverso queste discipline sul sistema nervoso parasimpatico, che va a riequilibrare questi due componenti importanti della nostra psiche e del nostro corpo, che gestiscono il nostro corpo.
sembra il modo parasimpatico si attiva nei momenti in cui ci rilassiamo, in cui siamo tranquilli, quando ci rinchiudiamo nella nostra tana, quando siamo tranquilli. Ecco che a quel punto diminuisce la frequenza cardiaca, diminuisce la frequenza respiratoria. Sulla frequenza respiratoria ci possiamo agire noi direttamente, in questo modo, con esercizi di respirazione, concentrandoci sulla respirazione. E in questo modo portiamo il corpo, dopo un paio di minuti, in uno stato di rilassamento, e quindi agiamo sul sistema nervoso parasimpatico, riequilibrando quello che può essere un eventuale squilibrio. Ma ripeto, con lo stile di vita che abbiamo noi al giorno d'oggi e con la situazione ancora di più che stiamo vivendo, siamo in continuo stress e con il sistema nervoso simpatico continuamente accelerato. Questa è una mia lezione, spero vi sia piaciuta, spero vi sia utile. Per qualsiasi cosa scriveteci e grazie, vi mando un bacio. Namaste, saluto finale. Ah, cosa importante, quello che dice il mio maestro, la posizione che vi piace, fatela, quella che non vi piace, fatela di più.